Il progetto del Comune dei Popoli di fatto è già iniziato, perché tutta una serie di azioni di formazione e di ricerca sono già iniziati, ma oggi fisicamente diciamo, si inaugura la sede, che vedrà, appunto, sperando che il Covid lo permetta, di continuare una sorta di accompagnamento ai servizi pubblici, verso quelle che possono essere tutte le problematiche della popolazione immigrata nel momento in cui si recano in uno dei vari servizi. Questo cosa permetterà? Permetterà di aiutare tutti i cittadini dei paesi terzi ad un approccio più in autonomia rispetto a quelli che sono tutti i processi burocratici, che spesso sono difficili anche per noi cittadini italiani, e permetterà a tutto il sistema pubblico, o comunque questo è l'obiettivo che noi ci proponiamo, di poter avere un approccio più adeguato alla complessità del cittadino immigrato che si accosta al servizio e alla rete burocratica dei servizi del nostro paese. E accanto a questo, che è l'obiettivo prioritario, è chiaro che c'è anche una forma di accompagnamento, fa un po' da funzione da facilitatore, non solo verso gli uffici pubblici di cui parlavamo, ma anche rispetto a quello che è, sono le problematiche che incontra l'immigrato nel suo percorso di integrazione. E quindi su questo c'è una particolare attenzione, proprio per mettere in relazione quello che può essere il bisogno e quello che può essere il servizio che deve rispondere a questo bisogno. Questo servizio avrà tutta una serie di operatori, in primis mediatori culturali, che permetteranno di faciliteranno questo approccio. Sarà un riferimento per le varie comunità immigrate, che troveranno qui delle indicazioni su come muoversi, ma l'obiettivo è quello sempre dell'autonomia, non dell'assistenza, un accompagnamento che deve mirare a forme di autonomia, a creare dei cittadini immigrati che abbiano capacità di poter muoversi all'interno delle varie problematiche burocratiche che qualunque cittadino deve andare a dirimere ogni qualvolta si trova a dover, chiedere, no? dei servizi.